Le donne di Gerusalemme manifestano la loro compassione per Gesù sofferente, piangendo su di lui. Gesù le invita a partecipare al suo dolore con la conversione del cuore, segno di una fede autentica che coinvolge tutta la vita. Non c'è stato peccato alcuno. Fu condannato con iniqua sentenza. Gli fu preparato un patibolo fra gli empi. Lo si unì nella morte con malfattori, eppure nella sua vita non commise ingiustizia e non vi fu menzogna sulla sua bocca. Ma piacque al Signore consumarlo con la sofferenza. Gesù cade la terza volta sotto la croce. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Se ci guardiamo intorno, scopriamo ancora molti uomini e popoli ridotti in schiavitù, ai quali ben si addice l'espressione di Isaia, come agnello condotto al macello. Sono persone costrette a vivere in situazioni inumane, oppresse dalla paura, dalla fame, dallo sfruttamento, dalla mancanza di libertà, dalla violenza. La stazione più frequente della loro via crucis è la caduta sotto la croce.
ti conviene che qua devi durare una rita. Thank you.
anche cranio. Si avvicina il momento di denudarlo. Questa umiliazione, senza dubbio, è una grave offesa alla santità del Messia Redentore. I carnefici si impossessano di Gesù, gli tolgono la croce, lo posano a terra. Ora lo spogliano delle vesti impregnate di sudore, di fango e di sangue, e strappandole aprono nuove ferite. Si fa un grande silenzio. Forse si è abbattuta una grande vergogna, un fastidio che fa loro girare la testa, abbassare gli occhi. Eccolo nudo, come lo era al primo vagito. Ma allora, mani dolci e tenere lo riscaldavano, lo cullavano, lo vestivano. Oggi sono le mani mercenarie che lo denudano, violando la sacralità del suo intimo. Gesù scende fino all'ultimo gradino dell'abiezione umana. La violenza non si può nessun limite. Gli abiti che gli vengono strappati vengono divisi tra i carnefici. È la legge. Solo la sua tunica viene tirata a sorte. Gesù ha l'impressione di non essere più un uomo. Strappare a uno i vestiti vuol dire togliergli la dignità. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Umiliò se stesso, facendosi obbediente. Panoramica alla gente dietro. Purifica il nostro cuore da ogni realtà che ci impedisce di vivere liberi secondo il Vangelo e di imitare la tua disponibilità al disegno del Padre.